Allora, ciao amici, sto guardando la partita Genoa-Torino, siamo sul recupero, l'arbitro ha dato 4 minuti e siamo quasi alla conclusione del secondo minuto. Il Torino sta vincendo per 1-0 e devo dire non una partita bellissima. Aspettate che sto seguendo ma è un po' alto. Non una partita bellissima, devo dire. Il primo tempo del Genoa deludente. Devo dire molto deludente. E il Torino ha cercato di far qualcosa, ha avuto quella super occasione con Ansaldi, però neanche un grandissimo Torino. Il secondo tempo, devo dire, nel momento migliore del Genoa, che è stato anche sfortunato comunque nelle occasioni, comunque nel momento migliore il Torino trova proprio questo gol appunto su calcio d'angolo e si porta in vantaggio per 1-0. Vittoria al Torino importantissima, che comunque finalmente riesce a prendere di nuovo 3 punti, e il Genoa sprofonda in crisi piena, perché resta al terzultimo posto momentaneo, bisogna vedere, perché poi bisognerà vedere il Brescia perso, bisognerà vedere adesso la SPAL, però il Genoa che rimane fermo a 9 punti, e quindi ovviamente è una sconfitta questa che pesa tantissimo per il Genoa, e devo dire anche mi dispiace onestamente, io lo sapete che sono sportivo e mi dispiace vedere comunque entrambi le genovesi, ovviamente io tifo Samp, però entrambi le genovesi mi dispiace vederle comunque quando sono in bassa classifica, e quindi onestamente avessero fatto un dispetto al Torino io sarei stato contento. Comunque siamo ormai quasi addirittura di arrivo. E in questa partita Thiago Motta ha fatto giocare Scione, che l'altra partita non aveva giocato, la partita precedente in campionato, e devo dire una prestazione, ha fatto il suo compito ma non ha fatto la differenza, diciamo, lì in mezzo al campo come magari può fare. È stato anche sfortunato il Genoa, perché comunque è dovuto uscire Ghiglione, che tanto bene ha fatto le partite precedenti e tanto ha impressionato, quindi devo dire un ottimo elemento che purtroppo è dovuto uscire per infortunio. E quindi vediamo, l'arbitro adesso ha dato a Gudelo, c'è fallo su Gudelo e ammonizione giusta, devo dire ammonizione giusta. Ah, è rosso perché era già ammonito, rosso per Edera. Toro che finisce in 10. Abbiamo ormai sorpassato i 4 minuti, però l'arbitro sta facendo prolungare perché ci sono stati parecchie interruzioni durante questo recupero. E quindi rosso per Edera in questo momento, il Torino finisce in 10. Bisognerà vedere quanto farà recuperare comunque il Genoa all'ultima occasione. L'ultima occasione per almeno cercare di pareggiare questa partita. Sarebbe un punto d'oro, perché io ripeto, l'avevo detto anche per la Samp, e siamo comunque sempre lì, anche se poco più su, ma siamo sempre lì. Anche un punto è sempre un punto d'oro, sempre. L'importante è muovere la classifica, anche di poco, ma muoverla. Vediamo se ci sarà un cross da parte del Genoa, che viene effettuato in questo momento. Il Torino recupera, credo che l'arbitro fischia in questo momento, e la partita è finita. Quindi il Torino che si aggiudica 3 punti importantissimi. Sentite il Ferraris pieno di fischi, e comincerà sicuramente una contestazione contro la società, perché appunto il Genoa ne esce con 0 punti, e ripeto, questo mi dispiace veramente molto a me. Detto questo, commentate, condividete, iscrivetevi al canale. Ciao a tutti.